per 2-0, forse il miglior primo tempo della stagione a Roma, assolutamente devastante, che ha trovato anche il gol nel finale del primo tempo di Luca Toni dopo il vantaggio iniziale di Simone Perrotta, autore di una splendida partita. Andiamo a riblocare le formazioni: Roma con Giulio Sergio tra i pali, Cassetti, Burdisso, Juan e Rise in difesa, Pizarro e Brighe, centrocampo con Taddei, Perrotta e Vucic alle spalle di Luca Toni. Risponde il Genoa, che ha già dovuto operare un cambio nel primo tempo, è entrato Fatic al posto di Sculli, sta schierando con Ameria tra i pali, Biava, Dainelli e Bocchetti in difesa, centrocampo con Marco Rossi, Juric, Milanetto e Criscito, con il tridente offensivo composto da Mesto, Suazo e Fatic. Dunque Roma in vantaggio per 2-0, Roma che dovrà cercare di mantenere questo risultato, magari cercando di incrementarlo. Fallo laterale che si incarica di battere Rise, il tentativo di colpo di testa di Luca Toni, che ha segnato un gol, Alessio, di importanza clamorosa per la partita, credo. Assolutamente sì, nel finale del primo tempo, un 2-0 che la Roma meritava, che però ha coronato con quel bellissimo gol di Toni, che ha spianato, ha messo in discesa questa partita, dove adesso ci sarà da giocare e da gestire comunque concentratissimi questo secondo tempo. Assolutamente, Roma che in questa ripresa attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi, Roma che in vantaggio per 2-0 al 17esimo Simone Perrotta, e poi al 45esimo il primo gol in maglia giallorossa di Luca Toni, il 200esimo nella sua carriera nei campionati professionistici. Ora pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa per la Roma che continua ad attaccare, squadra di Ranieri che non concede sconti. I risultati dagli altri campi fino a questo momento sono assolutamente di grande livello, però c'è ancora da disputare un secondo tempo, e allora attendiamo, intanto vinciamo noi questa partita, è la cosa più importante, Alessandro, e poi quando porti a casa questi tre punti importantissimi, poi vediamo cosa è successo sugli altri campi. Ora intanto il pallone gestito da Brighi, palla che finisce in fallo laterale, Roma che vuole il gol del 3-0 per chiudere definitivamente questa partita. Toni si mette in mostra all'interno dell'area di rigore, ha cercato sul primo palo il taglio di Brighi, è una Roma che riparte con il piede sull'acceleratore, questo ci fa piacere. Bisogna anche considerare e fare i complimenti allo staff di Ranieri, la grande preparazione atletica di questa squadra che ha aggredito il Genoa per tutto il primo tempo. Sì, è una squadra che sta in ottime condizioni fisiche, lo si vede da come sta giocando, l'intensità che ha messo in questa partita, che è molto dispendiosa a livello fisico. Sì, ora il Genoa che prova a salire, qui intanto il pallone manovrato da Juric in zona centrale, poi lo scambio largo per l'iniziativa di Criscito, che viene però arginato, ora allontana Burdisso. Non bisogna permettere assolutamente al Genoa di rientrare. Eh no, la Roma infatti è partita bene, sta continuando come ha finito il primo tempo a fare la partita, ad essere aggressiva, non devi mai calare la tensione con questo Genoa, non devi permettergli di rientrare in partita. Rimessa laterale che si incarica di battere Marco Cassetti, interprete di un buonissimo primo tempo, uno dei migliori direi. Ora Criscito, il pallone centrale per Milanetto, non riesce a toccare ancora lateralmente, gestisce qui il pallone il Genoa con Dainelli, sofferto molto come al solito in fase difensiva la formazione di Gasperini. Ora Milanetto, c'è anche, diciamo così, da vendicare quel risultato assolutamente bugiardo della prima giornata di campionato. Eh sì, sono d'accordo, e poi comunque voglio dire una cosa, credo che qualsiasi squadra il primo tempo come ha giocato la Roma avrebbe sofferto parecchio, Alessandro. Ora il pallone gestito in Genoa, poi Toni prova a recuperare, ancora Luca Toni che attacca Mesto, Marco Rossi cerca la soluzione, Suazo anticipato, ancora la verticalizzazione con l'uscita di Giulio Sergio, importante sentire la curva sud. Un Olimpico, Alessio, questo non l'abbiamo sottolineato nel primo tempo, che ha ritrovato anche il giusto ambiente, questo diventa fondamentale per questa squadra, no? Sì, ma quando vedi una squadra giocare in questo modo, con questa scioltezza, determinazione, convinzione, ci metti veramente poco a ritrasmettere entusiasmo, e la gente lo sta manifestando. Bizzarro indietro per Giulio Sergio, poi Juan in avanti da parte del brasiliano, Rise va via il norvegese, però non è uscito ancora Rise, si infila Thunderbolt, poi Vucinic, che numero,
Ancora Vucinic, prende un po' in controtempo Brighi, che è in costante proiezione offensiva e accompagna molto Toni oggi Matteo Brighi. Sì, sta facendo lì rispetto a Perrotta, accompagna molto più lui, si mette lì in quella posizione di trequartista, in quel caso però aveva tagliato, invece Vucinic l'aveva servito addosso. Ora qui Marco Rossi, largo per Mesto, prova ad andare Mesto, cerca di accelerare, ancora Mesto, si ferma, vuole l'appoggio di un compagno, arriva Marco Rossi, il pallone centrale nella zona di Julic che poi riesce a dirottarlo largo per Criscito, l'accompagna Fatic. Criscito che sta giocando qualche metro più avanti in questa ripresa, Suazo, dietro per Milanetto, largo per Mesto, pronto ad operare il cross, i fischi per lui, Juan lontana, poi Perrotta senza fronzoli, Toni tiene lì il pallone, qui ruvido Dainelli, lascia correre il direttore di gara. Insiste ancora il Genoa che cerca di mettere un po' sotto pressione la Roma. Ora Milanetto, pallone largo per Marco Rossi, indietro servire Biava, poi il tocco centrale ancora nella zona di Juric. Roma che sembra voler stanare un po' il Genoa, che secondo me ha gamba, però è molto corta in questo momento, schiacciata un po' la sua metà campo. Ma fa bene Alessandro ad abbassarsi e chiudere tutti gli spazi per non concedere gli spazi al Genoa. Cosa ha fatto Vucinic qui, praticamente un gioco di prestigio, ci sono sei uomini intorno a lui, difende un gran pallone, può salire Perrotta che ha qualche metro, ancora Perrotta, l'appoggio per Pizarro, dribbling del Peck e allora Rise, poi palla per Vucinic che qui viene anticipato, si arrabbia Ranieri. Mesto, sì, perché ha aspettato questa palla, deve andargli incontro. Qui Suazo prova a saltare Juan che lo costringe sostanzialmente ad allargare il pallone. Perfetto l'intervento di Juan, messa laterale che si incarica di battere Rossi. La laterale è per la Roma in effetti, perché però in effetti sembrava che ci fosse stata una deviazione di Juan, comunque meglio così. Ora il pallone per Burdisso, palla verso Toni, colpo di testa di Dainelli, qui Perrotta riesce a riconquistare il pallone solo per un attimo, si riparte da Criscito, tocco centrale per Juric, picchiata in avanti da parte di Juric, poi verticalizza Cassetti, controlla la situazione, lascia scorrere fuori il pallone, c'è Giulio Sergio pronto a rimettere in gioco. Ora pronto al rinvio Giulio Sergio, sta scaldando anche Mexes, sarebbe importante rivederlo almeno per qualche minuto. Beh sì, adesso sta facendo muovere un po' tutti dalla panchina Ranieri, giustamente perché dovrà decidere che cambi fare in corsa. Roma che sta cercando in questo momento di controllare la partita senza rinunciare ad attaccare, come ha fatto soprattutto in avvio di ripresa nei primissimi minuti. Ora il Genoa sta un po' uscendo, forse anche un disegno tattico della Roma che, ripeto, sembra avere molta gamba, quindi non ha l'incapacità di offendere in questo momento. No, è importante Alessandro in questi primi minuti, 15-20 minuti, cercare di arginare al massimo questa prima reazione del Genoa, che sta cercando di fare qualcosa per riaprire questa gara. Una palla per Suazo, sta provando ad accelerare il Genoa, palla larga per Mesto, ancora Mesto, Juan, la posizione centrale finisce direttamente sul fondo, bene così, la Roma controlla la situazione, 9 minuti nel secondo tempo, 2-0 per la Roma, il gol di Perrotta e Luca Toni nel primo tempo, al 17° e 45°, pronto adesso al rinvio Giulio Sergio, la Roma che è attesa da un gennaio di fuoco, tante partite importanti. Giocherà con la Juve nel prossimo turno, poi una sfida contro il Catania. Attenzione a questo tocco indietro pericolosissimo di Marco Cassetti, che abbiamo rischiato l'incredibile con Mesto che ha sbagliato.
anzi Fatic, Fatic. Sì, era Fatic, un'occasione clamorosa, sì, su questo disimpegno troppo corto di Cassetti, gli era una forza la palla, ne stava approfittando, per fortuna che Fatic ha messo fuori. Secondo me qui è stato bravissimo Burdisso comunque a chiudergli un po' l'angolo. Sì, a disturbarlo, infatti l'arbitro indicava la rimessa dal fondo, io ho visto il braccio dritto da qui, pensavo indicasse il rigore. Eh sì, un eccesso di confidenza di Marco Cassetti che aveva interpretato molto bene il primo tempo, devo dire. Con aggressività aveva anche proposto un paio di cross interessanti. Palla per Burdisso, è ovvio che non bisogna abbassarsi troppo, ci sono ancora 35 minuti da giocare, sono un'eternità nel calcio. No, che bisogna fare attenzione in questi disimpegni lì dietro, perché il campo non è in perfette condizioni, la palla salta un po' male, quindi bisogna essere sicuri nel passaggio. Qui brutta entrata su Pizarro, calcio di posizione per la Roma. In effetti il direttore di gara si fa sentire, andate qui che entrata, ma questo è un intervento bruttissimo. Sì, anche pericoloso, molto pericoloso. Ora Vucinic, colpo di testa, Toni la sponda, alla che sta per schizzare via con Mesto che anticipa Rise, poi Brighi, Pizarro, il tentativo di palleggio, Pizarro, poi qui la qualità di Taddei per Rotta, una serie di pallonetti, alla fine one indietro per Giulio Sergio. Ancora Giulio Sergio, destro lungo, poi Taddei Perrotta, un errore nel controllo di Perrotta che però non demorde, non molla mai. Pizarro qui, vedete che c'è pressione del Genoa, Roma sta cercando di uscirne, qui Vucinic, Toni prova a tenere dentro il pallone, ma stanco qui Toni in questa occasione. Ora pallone largo ancora per l'iniziativa di Mesto, anzi di Fatic, che prova ad andare via. E qui vediamo se riesce ad uscire la Roma, anticipato di un soffio Brighi. Un Genoa che sta conquistando facilmente il pallone in questo momento. Questo è un piccolo campanello d'allarme per ora, ma che comunque è in vantaggio per 2-0. No, è che di mezzo al campo, Alessandro, ti ripeto, salta male la palla, il terreno non è buono e quindi è difficile, spesso si può sbagliare un controllo o un disimpegno. Palla del Peck per Rise, molto interessante, avanza il norvegese, poi finisce a terra, intervento questa volta di Mesto. Vucinic tocca il pallone, poi finisce a terra anche il montenegrino. Mesto riconquista la palla, colpo di tacco, Brighi, un po' di confusione qui, si lotta molto, partita in questo momento molto dura anche sotto il profilo agonistico, le squadre che insomma non stanno risparmiando colpi. Qui Bocchetti, pallone largo per Criscito, Roma deve resistere adesso, poi cercare spazi nel contropiede. Momento di maggiore pressione del Genoa con l'iniziativa di Criscito, colpo di testa di Rise, poi quello tentato da Vucinic che prova ad andare via, qui gamba tesa su Mirko, riesce a correre il direttore di gara, ma lì poteva starci però. Assolutamente sì. Perrotta, largo per Vucinic, finalmente c'è un po' di spazio. Attenzione a Mirko che taglia centrale, non lo accompagna nessuno, allora scarica il pallone per Toni che lo difende molto bene, ancora Toni, fa vedere largo Taddei, poi Toni resiste ad un paio di giocatori e ottiene un calcio di punizione che ci fa respirare. Questo è veramente il giocatore che ci voleva. Sì, è stato bravo nel conquistare questa punizione, perché sembrava aver perso sia l'attimo per servire Taddei che l'aveva accompagnato, e Vucinic che si era proposto, quindi sembrava aver perso palla, invece è riuscito col suo fisico a mettersi davanti, ostruire e difenderla e conquistare questa punizione. Un calcio di punizione per la Roma, Vucinic, Pizarro e Rise sul pallone. Quella in teoria non è la posizione per Rise. No, lì o Pizarro la mette verso la porta, Vucinic può provare con quel suo modo di calciare di collo. Invece no, la mette dentro, il colpo di testa, gol! Ancora Luca Toni, 2-0! Luca Toni trova finalmente lo spunto di testa e siamo 3-0 per la Roma, la doppietta di Luca che si è sbloccato alla grande. E adesso si è sbloccato, l'hai detto bene Alessandro, Vucinic ha fintato la conclusione con il piattone aperto, il destro l'ha messa sul secondo palo e Toni da far suo, da grande bomber ha incrociato sul palo lungo, niente da fare per Amelia, 3-0.
3-0 per la Roma, la doppietta di Toni, che assist di Vucinic, morbido, e qui c'è tutta la soddisfazione di Francesco Totti. Doppietta per Toni, la rivediamo ancora sul secondo palo, spunta in mezzo a Criscito e Bocchetti e trova il gol del 3-0 per la Roma. Bellissimo come si è coordinato e ha dato quella capocciata che ha mandato la palla all'incrocio di pali opposto. E questo è un altro modo di esultare di Luca, e adesso siamo 3-0 con Rise che qui va a chiudere. Adesso la curva si fa sentire anche con Luca Toni. Che impatto con la Roma, due partite all'Olimpico e sono arrivati i primi due gol. Eccolo qui, ve lo lascio sentire. Sarà galvanizzato al massimo perché Alessio l'ha avuto in studio, ho percepito proprio la voglia di questo ragazzo di far bene, la grande umiltà che ci ha messo, perché lui è un grande campione, insomma, ha giocato con grandissimi club, con il Bayern Monaco, ha vinto, ora a Vucinic, impressionante il montenegrino. Comunque gran palla di Mirko per Toni. Sì, splendida, ha fintato, visto come lui poi anche se col corpo sembra assumere una posizione dove voleva concludere, è bastato che aprisse il piattone del piede e è venuto fuori questo grosso perfetto. È da tanto tempo che non vedevo un Olimpico così festante. Roma che riconquista ancora il pallone, Vucinic prova a puntare, montenegrino finisce a terra, qui Romeo lascia correre, secondo me più per il momento del Genoa perché il fallo c'era. Ora qui Taddei va a mettere ancora pressione, tarantolato Rodrigo Taddei. Io credo che adesso ci sia anche l'opportunità di cambi, riparte la Roma ancora con un strepitoso Taddei, applausi a scena aperta a un quarto d'ora di gioco nel secondo tempo per questa Roma. Sì, 16:43. Era troppo importante, Alessandro. Ecco, questo 3-0 veramente è una batosta per il Genoa che stava cercando giustamente di avere un minimo di reazione, ma questo 3-0 di Toni credo che sia stato veramente letale. E ora Pizarro, io continuerei perché insomma, anche le dichiarazioni di Gasperini all'andata che non ha messo praticamente nulla, vittoria viziata, io continuerei francamente. Ora prova ad andare Mesto, attenzione, Mesto cerca di puntare, Juan di tacco, ancora Juan, mi viene un po' da ridere perché questo fa delle cose allucinanti con una semplicità veramente disarmante. Poi Pizarro, un taglio di Vucinic, una prova a ripartire qui ancora il Genoa con questo pallone largo per Fatic, si accentra, appoggio centrale, 18 minuti nel corso della ripresa, 3-0 per la Roma, la doppietta di Luca Toni. Ci sarà un cambio nel Genoa, sta per entrare Crespo che purtroppo con la Roma ha segnato diversi gol, però questo certo è un momento estremamente positivo per la Roma. Juan veramente rinato, sintonia con il pubblico straordinario. Eccolo qui Crespo pronto ad entrare sul terreno di gioco, c'è tra l'altro una posizione irregolare, sta correndo molto anche Brighi, chissà se Ranieri avrà voglia adesso sul 3-0 magari di cambiare, di trovare anche altri giocatori. Ma sicuramente qualche cambio lo farà Alessandro perché il dispendio è tanto, adesso farà trascorrere ancora diversi minuti, poi anche per spezzare un attimino il gioco qualche sostituzione io credo che la faccia. Esce Suaso, dentro Crespo per il Genoa, fischi per Crespo. Adesso Burdisso sta parlando con Juan, i due conoscono molto bene Crespo, in particolare Burdisso. Ora Toni viene leggermente trattenuto da Biava, poi qui il pallone largo, Genoa che sta cercando adesso di orchestrare una manovra, sotto però di tre gol la formazione di Gasperini che insomma fuori casa subisce sempre molto iniziativa, poi giocare così con questa Roma, con questo tipo di atteggiamento è veramente durissima dal punto di vista tattico.
Esatto, più che altro è quello, è la squadra che hai di fronte che ti fa paura, perché non ti sta concedendo niente e quindi non si ha proprio la sensazione di potergli fare del male. Ora qui per Rotta, Rise, ancora John, allontana con il sinistro che finisce in fallo laterale. Si stanno scaldando in questo momento tre giocatori di Roma, vedo Menese, vedo Battista, attenzione però al Genoa in area di rigore per Rotta. Ce ne sono 4-5 con il numero 20 oggi. Era anche lì. Qui Biava. Che giocatore, ragazzi. Bocchetti. Ora iniziativa di Crescito. Juric verticalizza, palla larga. Insieme al cross in mezzo. Con Crespo, più anticipato da Juan. Era pericolosa questa opportunità per il Genoa. Sì, assolutamente, perché Mesto era saltato sopra a Rise e ha fatto una sponda. Toni Vucinic, ancora Vucinic, mamma mia, se andiamo dentro così, ragazzi, è spettacolo vero. Eh sì, peccato, peccato, un'altra grande giocata di Vucinic, e Toni che ha cercato di restituire palla un po' troppo lunga e Vucinic non è riuscito ad arpionarla. 21esimo minuto con l'iniziativa di Mesto sulla corsia di destra. Palla per Crespo, rischi per lui. Juan non gli concede nulla. Messa laterale. Lui si sta scaldando anche De Rossi. Poi Marco Rossi, cross al centro. Cassetti chiude bene la diagonale. E giù. Poi palla che filtra questa volta. Ordei allontana. Vucinic prova ad arrivare prima. Accelera il montenegrino, imprendibile Vucinic, grande condizione per Mirko, ancora Vucinic, fa tutto da solo, il pallone per Toni, grande partita di Mirko. Cercato assist, giocate d'alta scuola, sono le sue d'altronde. Poi Cassetti, il capitano l'abbiamo visto in tribuna, Alessio molto soddisfatto. Vabbè, quando vedi... pregusta quello che può succedere con lui in campo. Vabbè, ma logicamente vorresti dare il tuo contributo, perché da fuori si soffre sempre, però quando vedi i tuoi compagni che giocano in questo modo è confortante, tanto credo. Ora Vucinic, Taddei finisce a terra, calcio di punizione, Roma imprendibile per questo Genoa, 23esimo, 3-0 per noi. Calcio di punizione. Partita di sostanza oggi di Rodrigo Taddei, si è visto meno ma attento lì, diligente. Sì, assolutamente sì, ma tutti, Alessandro, quando si vince in questo modo è perché la prestazione c'è da parte di tutta la squadra. Ora calcio di punizione che si incarica di battere Pizarro, si fa vedere Toni all'interno del rigore, c'era anche Burdisso. Qui Mesto, Vucinic scivola, Perrotta, eccolo qui. Rise. Ha onorato alla grande la fascia di capitano Simone. Assolutamente. Pizarro. Poi Rise, gli olè dell'Olimpico. Pizarro indietro per Juan. Poi Giulio Sergio. Ancora Juan indietro per Giulio Sergio. Verso Toni, una Rise, colpo di testa del norvegese, travolto tutto Rise. Brighi poi indietro per Perrotta. Juan, i giocatori si stanno divertendo. Vucinic alla centrale per inserimento di Brighi, si fa vedere largo Rise, grande azione della Roma, dalla in mezzo per Luca, palla che rimane lì, un po' di confusione. Peccato, gli applausi di Luca Toni per Rise, perché lo ha cercato all'interno del rigore. Eh sì, era stata un'altra grande azione dopo una serie lunghissima di passaggi in rete al cross, e se passa questo cross di Rise, Toni può mettere a rete per il suo terzo gol personale, sarebbe stato fantastico. È un gol accompagnato dagli olè praticamente da un minuto, è una cosa spettacolare. Sentite l'Olimpico, è cambiato tutto nel giro di qualche mese. Se la ride De Rossi. I giocatori poi così forti che sono in panchina provano soltanto piacere a vedere le prestazioni dei propri compagni così.
perché si riposano una domenica e insomma vedono che cambia poco, si mettono dentro altri tre punti. Ora Juan, palla lunga con l'uscita di Amelia prima di Taddei. Bocchetti prova a salire, Pizarro cerca di contrastarlo. Ci sarà un cambio nel Genoa con la maglia numero 40 dentro Tomovic. Questo laterale che si incarica di battere Cassetti quando siamo al 26esimo minuto. Tempo che scorre senza particolari problemi. Esce Mesto dentro Tomovic. Dunque dentro Tomovic. Se Ranieri vorrà anche concedere un po' di riposo a Luca Toni dopo questa bella doppietta, insomma la soddisfazione del gol se l'è tolta, anzi di due gol, che non è poco assolutamente. E che gol, 2-0-1 per Luca Toni nei campionati professionistici. Vucinic, bene così. Montenegrino accelera, gestisce la situazione come vuole, per fortuna che aveva qualche problema la settimana. Questa laterale, adesso altri tre giocatori a scaldarsi, si tratta di Mexes, Circi e Motta. Mi sta alternando come fa praticamente sempre Ranieri, prima erano andati Batista, Menes e De Rossi. Certo che vedere tutte queste soluzioni in panchina, potrebbe esserci spazio anche per Circi, un giocatore che è estremamente adatto con questo tema tattico della partita, anche se vuol dire che il Genoa in questo momento non sta più neanche rischiando moltissimo il tentativo, credo che, no, me lo auguro, abbia un po' abbandonato le velleità, anche se mancano 19 minuti al termine. Roma invece continua a mettere pressione e fa bene. Tomovic sbaglia, Brighi, Toni mette giù, attende un compagno, serve proprio Brighi, classico inserimento di Brighi, poi cerca di toccare ancora il pallone per Taddei, fallo su Brighi, calcio di punizione per la Roma. Beh, le alternative adesso che ha Ranieri sono diverse nel poter cambiare o gestire, se vuole far tirare il fiato a qualche suo giocatore che sta spendendo molto in queste partite. Adesso arriva il coro anche per Gasperini. Certo che all'andata, insomma, nelle dichiarazioni ha mostrato veramente poca sportività, pur avendo tra l'altro noi Alessio riconosciuto, no, le doti di questo allenatore che fa giocare bene le proprie squadre, un po' troppo offensive probabilmente, ma insomma questo poi può essere opinabile. All'andata forse doveva ammettere che quella partita fu falsata dalla non espulsione di Biava su Menes, Biava che poi è risultato essere uomo decisivo per quella partita. Sì, infatti, anche perché poi erano episodi talmente evidenti, e comunque anche la prestazione era evidente, dove la Roma non meritava la sconfitta. Però sai Alessandro, ce ne sono tanti di personaggi che sono poco obiettivi. Adesso intanto usciamo un po' dalla partita per proiettarci anche a lotta a scudetto. 3-0 per il Milan, secondo te lotta a scudetto riaperta o l'Inter è ancora superiore? Beh, sai, l'Inter non muore mai, anche ieri a Bari ha recuperato una partita incredibile, però logicamente il morale e la convinzione, anche la speranza del Milan cresce di domenica in domenica. Adesso ci sarà il derby che credo possa farci capire molto di più in maniera più decisiva. Eh sì, torniamo a noi perché qui c'è una grandissima Roma, una Roma che viaggia a ritmo scudetto con Ranieri che sta ottenendo la sua 10ª vittoria nel campionato. Ora il cross tentato da Arise. Diciotto partite per Ranieri, questa sarebbe la 10ª vittoria. Ora è pronto ad allontanare Rossi. Juan a saltare Crespo e lascia scorrere il pallone, poi Burdisso. 30esimo. Qui il numero da parte di Juan che gira l'avversario. Ora Juan
morbido cercare largo Rodrigo Taddei, palla che si impenna ancora. Siamo praticamente al trentesimo, risultato di 3-0, un quarto d'ora al termine. Roma deve soltanto tenere. Qui Burdisso si coordina, Juan il colpo di testa sulla posizione irregolare, calcio di punizione per noi. Bene così. Sì, ha segnato il fuorigioco un quarto d'ora dopo il Bordelli. Eh sì, si era addormentato per un momento. Ora Ranieri non procede ancora ad alcuna sostituzione. Quarto d'ora al termine. Poi qui Vucinic prova a sgusciare via. È anche vero che non ci sono partite infrasettimanali, quindi tutto sommato, se ci sono dei giocatori che in panchina, come De Rossi, non sono in perfette condizioni, conviene ovviamente farli riposare. Assolutamente sì, chi ha problemi conviene risparmiarlo, anche perché adesso la partita si è messa decisamente bene, e a meno che non ci sia qualcuno, ecco, che magari adesso che sta giocando, che lamenti qualcosa, lo vuoi togliere tranquillamente. Messa laterale che si incarica di battere Rize, la Roma guadagna qualche secondo, partita virtualmente chiusa. Juan, ancora l'anticipo, poi per Rotta, il palleggio di Simone, il colpo di testa ad allontanare, poi lascia scorrere qui Pizarro e ora Burdisso. Finisce a terra Toni. Palla che sta per terminare in fallo laterale, così rimessa che si incarica di battere Rize. Alessio sembra almeno sulla carta, poi nel calcio chiaramente può succedere tutto e non ci sia più partita. Credo proprio di no, credo che anche il Genoa ormai non creda più in un miracolo. Ora qui Toni viene attaccato, ottiene anche questo bel calcio di punizione da lì, da quella posizione, ci dà serenità, ci dà tranquillità. Dura per Luca Toni e adesso calcio di punizione che si incarica di battere Rize. Vucinic sul pallone, Montenegrino scarica centrale, qui ha provato la conclusione al volo Vucinic, quasi un tentativo pazzesco, la sponda, il passaggio di ritorno di Toni era un po' troppo veloce, sì. Poco morbido. Bene Pizarro, qui ancora per Toni, la sponda per inserimento di Brighi, poi Vucinic ancora per Toni, difende il pallone Luca Toni, aspetta Vucinic, poi ancora Toni, resiste bene per Rotta, Pizarro. Certo, dalla partita di oggi sono notizie confortanti anche per Marcello Lippi. Pallone largo, attenzione all'iniziativa ancora della Roma, palla nel rigore, scivola Toni, Marco Rossi a chiudere. Sì, bellissima questa percussione sulla destra di Cassetti, che era dal cross. Toni si è trovato un attimo in avanti nell'indietreggiare, cercare la palla, è scivolato. Qui praticamente Tomovic va a sbattere contro un muro che si chiama John Arne Riise, gli si è messo davanti di traverso, impossibile superato. Ora qui l'anticipo di Pizarro che commette fallo. Anche Rize è diventato veramente uno dei beniamini di questo pubblico, un ragazzo, abbiamo detto più volte, che ha veramente sempre dato il massimo in qualsiasi momento. Sì, non gli si può mai recriminare niente. Una palla per Rossi, poi qui Juan in copertura su Crespo, poi Milanetto indietro. Adesso prova il Genoa con iniziativa larga, parte di Criscito, prova a filtrare qui Cassetti. Adesso pallone che viene messo in fallo laterale, la rimessa per il Genoa. Ora ancora il tentativo largo da parte della squadra di Gasperini. Ora il pallone centrale, tentativo di cross, Rize lascia scorrere il pallone, Genoa lì davanti sta cercando una soluzione offensiva. Ora iniziativa di Marco Rossi, ora iniziativa di Vucinic. Adesso è cambiata anche la situazione all'Olimpico, Alessio, per quello che riguarda, lo diciamo, i discorsi societari.
veramente questa è una squadra, Alessio, costruita alla grande in questo momento, non c'è assolutamente nulla da obiettare. Ma noi lo sapevamo, Alessandro, che purtroppo non riusciva ad esprimersi a quelli che sono i suoi livelli. Poi vedi come tornano tutti nella migliore condizione e si riescono a fare i risultati, torna l'entusiasmo da parte di tutti e la convinzione che la squadra è forte. La squadra è forte, la squadra è stata costruita bene e quindi c'è poco da dire. Ora il pallone manovrato ancora da Milanetto, poi Genova in avanti con Milanetto, il pallone largo per Marco Rossi, cerca una soluzione centrale, poi Crespo vuole andare via e non riesce. Rise chiude molto bene il norvegese, attenzione a Rise, alla lunga per Toni, buona la sponda per Vucinic, ancora Toni, si fa vedere largo Vucinic che non riesce a scattare, gli dà il pallone Luca Toni, Vucinic adesso decentrato, palla per Toni, cerca la sponda, arriva Pizarro, che azione, il PEC si coordina, ancora largo, ma andiamo al tiro però, Taddei la mette giù all'interno della rigore, attenzione, indietro Frighi! Non è riuscito a trovare secondo me l'impatto giusto con il pallone. La cosa più semplice da fare era questa di depositare a botta sicura verso la porta con il piattone destro, non so se gli è saltata male, però a coronamento di una grandissima azione, erano stati bravissimi, Vucinic è strattonato, non gli hanno permesso di andare subito nel 1-2 con Toni, poi ha pescato Toni il secondo palo, sponda per la corrente Pizarro, lancio per Taddei, ha tenuto, sponda dietro per Brighe, conclusione ciccata, peccato, poteva essere un altro grandissimo gol. Siamo all'81esimo in questo momento con il risultato di 3-0, Roma saldamente avanti senza problemi, che azione Roma, sponda di Toni, poi Vucinic largo per Taddei, ha messo dentro un gran pallone per Brighi che non è riuscito a trovare l'impatto giusto. 3-0 per la Roma, esattamente come lo scorso anno tra l'altro. E credo che sia il risultato giusto per quello che si è visto in campo, Alessandro, credo che 3 gol di differenza tra queste squadre ci siano tutti. Assolutamente, non c'è dubbio. Genova che deve recuperare una partita in questo campionato. Una Roma che può salire in classifica. Per il momento i risultati ci danno ragione, anche dagli altri campi, però aspettiamo. Partite che non sono terminate, mancano più o meno 8 minuti su tutti i campi. Ancora, a meno che non siano cambiate le cose, la clamorosa sconfitta della Juventus, ormai non tanto clamorosa, ma forse ci si aspettava una reazione. No, questo poi testimonia anche la bravura e la difficoltà nel battere e affrontare una squadra come il Chievo. Eh sì, e noi l'abbiamo battuta in 10 uomini, questo insomma lo vorrei ricordare, è vero in casa all'Olimpio, ma insomma non è stato un test facile. 3-0 per l'Atalanta, 1-0 per la Juventus, per il Chievo, scusate, resiste il gol di Sardo. Fiorentina è ancora sotto, attenzione al Genoa in area di rigore, c'è fuori gioco, Giulio Sergio ha preso pure questo, intanto Giulio Sergio prende anche questa. Ora pronto al rinvio Giulio Sergio, con calma. Siamo al 39esimo in questo momento, la Roma si porta a quota 35 punti con la Fiorentina che è ancorata a quota 30 con una partita in meno da recuperare, però con il Milan, partita tutt'altro che facile. Assolutamente. Ora qui ci si distrae un po', forse si distrae anche un po' la Roma sul risultato di 3-0, non si distrae per Rotta però, che continua a mettere pressione. Palla larga per l'iniziativa di Tomovic, poi qui largo Biava, tempo che continua a correre qui all'Olimpico in realtà senza particolari sussulti. Ora Crespo cerca la soluzione, poi per Rotta allontana. C'è un dato certamente curioso, che Ranieri non ha
praticamente effettuato sostituzioni. Sì, infatti non pensavo che portasse fino al termine gli stessi 11 partenti della partita. Forse è molto consapevole anche delle condizioni della squadra e...